mentre c'è credo anche Manuel Belletti della Gedoerla Mondiale, messo non male in questo momento. C'è qualcuno che tenta il colpaccio, addirittura prova ad anticipare il gruppo, è un uomo della Omega Pharma Quick Step che cerca di avvantaggiarsi, ma praticamente il Team Sky è lì. Era Nicolas Maes, il passista belga. Thomas già in prima posizione a un chilometro dalla conclusione, con Aedo adesso in seconda posizione si sposta credo Thomas. Partono i compagni Vaitkus, della Orica Green Edge, sì, con Vaitkus e Matthew Goss in terza posizione, messo molto bene. È un po' al vento Arnaud De Matta con, sì, Ferrari. Sì, c'è Lancaster in seconda posizione, alla sua ruota proprio Matthew Goss, quindi potrebbe lanciare. Farrar alla ruota di Matthew Goss, il velocista americano. Allora, Aedo e Farrar alla ruota di Matthew Goss, l'australiano. Ecco che parte Brett Lancaster in questo momento. 4 ore 20 minuti, 30 secondi di corsa. Lancaster sta per lanciare la volata di Goss. Prova ad anticiparla Aedo al centro della strada. Parte Goss con Aedo alla sua ruota. Anche Farrar prova a uscire, Goss prova a resistere. C'è un'altra caduta, un'altra bruttissima caduta. Vediamo Goss che resiste al ritorno di Aedo. Matthew Goss vince la terza tappa danese del Giro d'Italia sul traguardo di Horsens. È una caduta bruttissima. Cavendish, se non ho visto male, è proprio Cavendish che è caduto. Veramente a una velocità.